Buongiorno, buon sabato 21 di maggio, bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa che oggi sarà un po' particolare perché nella seconda parte daremo ampio spazio ovviamente allo sport. Ieri si è giocato l'ultimo turno in Serie B con i verdetti che riguardano anche il Pescara e il Lanciano. Ma partiamo subito con le prime pagine regionali. Questa è la prima del centro edizione di Pescara. Titolo di apertura: sconto di 11 anni al killer di Pavone. La Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila nega la premeditazione nell'omicidio dell'ingegnere, riduce a 19 anni la pena per Vincenzo Gagliardi, impiegato all'epoca amante della moglie dell'uomo ucciso. E poi, come vedete a centropagina, la fotografia di un Oddo arrabbiato. Serie B solo 1-1 all'Adriatico tra Pescara e Latina, quarti dopo il Trapani. Pescara, ora Bari o Novara nei playoff. La Padula segna il gol numero 27 di questo campionato, ma non basta per battere il Latina. Andiamo nelle cronache. Visita ai senegalesi D'Alfonso, il mercatino andrà nel tunnel. Il presidente della regione Abruzzo conferma, il mercatino etnico andrà nel sottopasso. Ieri il governatore ha visitato i senegalesi che continuano a protestare per lo sgombero. E poi patto per il personale, sempre nelle cronache di Pescara. Tribunale, nuovi dipendenti dalla regione, ieri la firma di questo accordo. E poi ancora scalo senza controlli a Porta Nuova, si attraversa sui binari ferroviari. E poi andiamo nel taglio alto perché ieri c'è stata la Camera Ardente alla Camera dei Deputati per l'ultimo saluto della politica italiana a leader radicale teramano Marco Pannella. L'ultima lettera di Pannella al Papa con una dedica: ti voglio bene. Questo ha scritto Pannella. E poi, come detto, la Camera Ardente che domani sarà in municipio a Teramo, Teramo che ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino. Lo spazio delle idee, maratona lunga 6 mesi e la riflessione di Bruno Manfellotto per quanto riguarda la lunga volata che inizia con le amministrative del 5 giugno e si conclude poi con il referendum d'autunno. E ancora un po' più giù, Fragili vecchi di Roberta Carlini, ovviamente il rapporto dell'Istat che riguarda così, l'età media della popolazione italiana. Scendiamo nel taglio basso, il Buongiorno Abruzzo questa mattina è firmato dall'Alla d'Ignazio, quei lussuosi lettini refrigeranti per cani è il titolo dell'articolo. Andiamo avanti con il quotidiano e il centro, cambiamo prima pagina, nell'edizione di Chieti Lancianovasto l'apertura è ancora dedicata alla sentenza di ieri della Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila. Gagliardi, pena quasi dimezzata, sconterà 19 anni di carcere. Il postino di Chieti, condannato per l'omicidio Pavone a Montesilvano, in primo grado aveva avuto l'ergastolo, pena ridotta poi a 30 anni perché il processo si è celebrato con il rito abbreviato. In appello cade l'aggravante della premeditazione, quindi la pena è stata ridotta. E poi a centropagina, Serie B all'Ardenza di Livorno finisce 2-2, Virtus Impresa a Livorno, Lanciano conquista i play-out, il sindaco Pupillo intanto va in procura per quanto riguarda il caso Lanciano e il prossimo deferimento che dovrebbe arrivare proprio prima dei play-out. E poi nelle cronache, i 70 anni del Lancia a Chieti in festa, ma per ora nessuna fusione, ieri la celebrazione al Teatro Marucino. E poi in Vasto scatta la pulizia, le ex discariche evitano multe da 200.000 euro. A Lanciano il presidente del CSI risse in campo: ora cacceremo quei calciatori. Andiamo avanti, il centro edizione di Teramo, peculato e truffa, primario indagato, ancora cronaca giudiziaria nella prima pagina del centro. Vito Ciampini, dirigente della cardiologia Giulianova, accusato di aver intascato i soldi delle visite senza versare la parte dovuta all'ASL, sequestrati 73.000 euro dal suo conto corrente.
Poi a centropagina l'abbiamo visto in precedenza, ma qui viene riproposta con una fotonotizia ad hoc, l'addio al grande Teramano, scrive il centro, ovviamente si parla di Marco Pannella. Pannella aveva scritto al Papa la lettera: Francesco, il tuo Vangelo è il mio, ti voglio bene. Vedete la fotografia del sindaco di Teramo, Brucchi, che pochi giorni fa, assieme al Consiglio Comunale Teramano, aveva conferito la cittadinanza onoraria a Marco Pannella. Le chiavi della città sono state poste accanto alla bara. E poi nelle cronache, zooprofilattico, rimborsi doppi, processo bis per caporale, l'ex direttore rinviato a giudizio con l'accusa di peculato per i rimborsi liquidati per i suoi viaggi di lavoro all'estero. L'istituto si costituirà parte civile nel processo. Giulianova, nel centro i portici, all'Annunziata il presidio dei carabinieri. In Teramo approvato il bilancio, team fatturato diminuito di 3 milioni. Andiamo sotto la testata del centro, al Teatro Comunale 700 studenti incontrano i campioni dello sport, selfie di gruppo con lo schermidore Samele e poi giocata di gruppo, Super Enalotto, vinti 230 mila euro a Basciano. La pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona, Cialente, Renzi ci darà 16 milioni, si cambia argomento in apertura. L'Aquila, il sindaco ha ricevuto la lettera del governo, il bilancio è salvo, niente scioglimento del Consiglio Comunale, a giugno l'ufficializzazione, convocata intanto per lunedì la seduta del Consiglio Comunale. Nelle cronache Avezzano il giallo, sparite 100 mila cartelle cliniche dalla sede della ASL. E poi in Sulmona Pescasseroli finisce in cella l'allevatore nemico del parco. A Sulmona l'agricoltura, mutui agevolati a chi ha subito i danni del gelo. E, sotto la fotonotizia che vedremo tra poco, 4 anni all'operaio spacciatore, Avezzano condannato il giovane che lavorava al CAM. Come detto, la fotonotizia che ritrae il ministro Franceschini, mostra di capolavori aquilani in Emilia-Romagna, il ministro dice altri fondi per il MUNDA, il Museo Nazionale d'Abruzzo. A prometterlo ieri pomeriggio è stato il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini in occasione della presentazione della mostra Arcobaleno 900 nella città di Cento, in provincia di Ferrara. Andiamo avanti con la lettura dei quotidiani regionali. Adesso passiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. L'apertura riguarda l'ultimo addio a Pannella. Pannella, l'ultimo bacio per Teramo è il titolo. In ospedale, prima di morire, ha voluto con sé le chiavi della città ricevute pochi giorni prima. Brucchi porta il gonfalone a Roma. Domani, municipio, note gitane per la Camera Ardente. E poi per Gagliardi la pena scende a 19 anni, abbiamo visto già in precedenza il delitto Pavone, sconto in corte d'assise d'appello per Vincenzo Gagliardi. E andiamo adesso nel taglio alto, Pescara solo pari e quarto, Lanciano ai playout, questi verdetti dell'ultima giornata in Serie B, impresa a Livorno da 0-2, risale a 2-2 il Lanciano che troverà la Salernitana, prima partita giocata al Guido Biondi e poi si andrà a disputare il ritorno nello stadio di Salerno. E poi il rebus Virtus, il caso penalizzazione arriva in Parlamento. Ieri c'è stato anche l'annuncio da parte del sindaco Pupillo di un esposto in procura e del caso è stata interessata anche la politica, come avete letto. Abbiamo letto dal titolo. E poi la Lega Pro, i playout, l'Aquila Rimini al fattore in palio la salvezza. Restiamo sempre all'Aquila, ma torniamo alla politica. Bilancio salvo, arrivano 16 milioni. Anche sul Messaggero troviamo questa notizia in prima pagina. Questo l'annuncio del sindaco Cialente che ha ricevuto una lettera da parte del governo. Andiamo di spalla. Il custode della cella muore nel giorno di San Bernardino. La storia, Nicola Roccioletti era arrivato da Milano, fu lui nel 1954 a istituire la processione del Venerdì Santo.
Taglio basso, Avezzano, Cam, 4 anni al dipendente che spacciava. Questa la decisione del giudice del Tribunale, che ha anche stabilito 14.000 euro di multa. Il PM ne aveva chiesti 10 a un 36enne Ivo di Terlizzi di Avezzano, dipendente del consorzio acquedottistico marsicano. E poi andiamo nel taglio alto sotto la testata, Il giorno e la notte, Giulianova pronta per il Festival Internazionale delle Bande. Poi a Chieti, Lance, 70 anni di orgoglio, la crisi si batte restando uniti. E poi l'inchiesta truffa alla ASL di Teramo, conti sequestrati al primario, la procura chiede l'indagine. Chiude l'indagine a carico di Vito Ciampini, responsabile di cardiologia a Giulianova, e ottiene il blocco con un sequestro preventivo di 73.000 euro. Lasciamo il Messaggero adesso e andiamo a vedere la prima pagina della Città, che chiude questa rassegna delle prime dei quotidiani regionali. Andiamo a vedere sul quotidiano della provincia di Teramo la grande fotonotizia: onori a Pannella, con la camera ardente allestita a Montecitorio, e l'ultimo saluto al leader radicale del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Andiamo ancora avanti, truffa la ASL, sequestri sui conti del primario, bloccati 73.000 euro al cardiologo di Giulianova indagato per interventi privati. Sotto la testata, nel taglio alto, Tortoreto, veleni e sfoghi dopo il commissariamento. Ancora nel taglio basso, Giulianova spaccata l'auto del parroco, e per la pallacanestro da Penta e Basket Teramo rinasce il mito del Teramo Basket 1960. Questo per quanto riguarda la città. Adesso lasciamo i quotidiani regionali, come detto prima, e apriamo la pagina dedicata al nazionale con i titoli dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera: fumo in cabina, poi la caduta, la strage dell'Airbus che è caduto nelle acque del Mediterraneo, le ipotesi degli esperti, direttiva agli scali, intensificare i controlli su stive e bagagli trovati in mare, rottami dell'aereo e corpi. Gentiloni dice si segue la pista del terrorismo, anche se non ci sono state al momento rivendicazioni. E poi andiamo a vedere a centropagina l'Italia diseguale, salvata ancora dalla famiglia, quanto emerge dal rapporto dell'Istat, lavoro e welfare privato. E poi oggi funerali, e gli italiani si misero in coda per salutare Marco Pannella. Andiamo sulla Repubblica adesso, i comuni, destra divisa, il PD cerca la rimonta, Roma, Renzi in campo. Questo è il riassunto della campagna elettorale che ci sta portando verso le elezioni del 5 giugno, le reazioni dei partiti dopo il sondaggio di Repubblica, vertice Berlusconi-Salvini, il Movimento 5 Stelle dice facciamo paura a tutti. E poi le ultime ore di Pannella, grazie per tutto questo amore, vedete la foto delle persone in fila per salutare Marco Pannella, oggi il funerale laico in Piazza Navona a Roma. Il Messaggero: il mistero della strage Egyptair, i dubbi degli investigatori per l'assenza di rivendicazioni, ma resta l'ipotesi del terrorismo, i punti oscuri, le virate e il mancato SOS, fumo a bordo prima di sparire, trovati i rottami. Questo è il punto della situazione per quanto riguarda la strage dell'Egyptair. E poi a centropagina ritroviamo ancora l'omaggio a Pannella, ieri a Montecitorio la camera ardente, migliaia in coda, l'ultima lettera al Papa con scritto ti voglio bene. E poi un'altra notizia, rientro dei capitali permanente, vale 2 miliardi all'anno, questa è la misura, lo studio del governo. Il Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico italiano, borse e bond in rialzo, banche rally a Milano, G7 diviso sulle misure per stimolare la ripresa e la crescita, mercati in recupero con petrolio e commodities, Piazza Affari più 1,5%, balzo di Unicredit.
E poi il cuneo fiscale, ipotesi taglio sui neoassunti. I tecnici di Palazzo Chigi lavorano a una riduzione fiscale strutturale di 4-6 punti per stimolare diciamo, la ripresa dell'occupazione. E poi nel taglio alto, fisco in arrivo 220.000 lettere sulle dichiarazioni IRPEF 2012, a giugno gli esiti dei controlli sulle anomalie nelle dichiarazioni dei redditi. Andiamo al Fatto Quotidiano. Il re è nudo, Alessio, lo studente che difende la Costituzione dalla Boschi. Catania, un ragazzo di 22 anni, smonta il nuovo Senato e il rettore lo ferma. E poi c'è l'editoriale di Marco Travaglio con il titolo abbastanza eloquente, Forza Alessio. Scendiamo a centropagina, il rapporto 2016, il paese reale dell'Istat, fermo, vecchio e sempre più diseguale, il lavoro rischia di rimanere piatto fino al 2025. Poi Francia, cresce la paura per gli stadi, calcio, come salvare gli europei dal califfo. Ovviamente in Francia alta tensione per gli europei e per possibili attentati. Nel taglio basso, Monsignor Paglia, Marco convertito, resta un segreto, Pannella e il mistero della croce. Questo è l'articolo che si trova nel taglio basso della prima del Fatto Quotidiano. Andiamo sul Libero, il lusso pagato dai pensionati, dove vanno i soldi dell'INPS? Il presidente Boeri piange miseria sulle casse della Previdenza e annuncia assegni da fame, ma trasferisce l'ufficio davanti a Palazzo Chigi, rinunciando a oltre 500.000 euro d'affitto e si fa pure scavare un garage personale. E poi l'articolo di Mario Giordano, la banalità dell'Istat, chi invecchia fa un dispetto a molti cretini, è il titolo. Poi a centropagina la fotonotizia di un Urbano Cairo perplesso, tutti alleati contro Cairo per uccidere il Corriere. La resistenza di chi ha fallito, ovviamente si parla della scalata del gruppo Cairo al Corriere della Sera, al gruppo RCS. Il giornale cambia tutto, pensioni, le nuove regole, si potrà uscire dal lavoro anche 3 anni prima del previsto con un taglio del 4% dell'assegno. Berlusconi intanto no al referendum per evitare un regime. Poi a centropagina la chiusura di Virus, il canone si paga con le bollette della luce, ma serve a finanziare l'oscurantismo per quanto riguarda la trasmissione, il talk show politico, della RAI. L'Unità. Questa è la copertina di oggi con una lettera di Matteo Renzi che riguarda il referendum. Il titolo Ci siamo, questo gioco di parole che riguarda proprio, che riassume con la fotografia del popolo del Partito Democratico in sottofondo, riassume un po' il senso della missiva di Matteo Renzi, perché il sì, con il sì l'Italia è leader, scrive Renzi. Avvenire, l'Italia resta a terra, poca crescita, meno figli, futuro incerto per i giovani, fermo l'ascensore sociale, aumenta la diseguaglianza, il rapporto dell'Istat fotografa un paese sì in ripresa, anche se debole, ma che sta ancora pagando sul piano sociale la lunga crisi. L'Italia è uno dei paesi più vecchi del mondo. Vincono i comuni contro l'abbandono da parte di Poste, una notizia che riguarda anche la nostra regione. Ad esempio a Roseto, a Montepagano, si è evitata la chiusura dell'ufficio postale con un ricorso, stessa cosa in altri comuni sia del Teramano che della nostra, regione. Dunque ritroviamo questa notizia anche sulla prima dell'Avvenire. Missione in Niger per i migranti con l'ok dell'Unione Europea, poi per quanto riguarda i profughi, sempre restando alla prima pagina dell'Avvenire. Andiamo avanti, il mattino di Napoli, giovani, la vita è altrove. 6 su 10 restano a casa con papà, ma 4 sognano un futuro all'estero, sempre restando al rapporto dell'Istat. E poi Pannella al Papa, ti voglio bene, l'ultima lettera dalla malattia per quanto riguarda il leader radicale. Poi un'altra notizia importante a centropagina, riesumate il corpo di Fortuna, il caso, i legali del padre, cercate sul cadavere i segni dell'orco. Si torna sulle violenze di Caivano. E poi fumo sull'aereo prima di sparire per quanto riguarda la tragedia dell'Egyptair.
Il Secolo XIX, ultimo quotidiano per questa rassegna nazionale, capovolta l'Italia del lavoro, meno anziani vanno in pensione, più giovani a casa con i genitori, dati Istat, ripresa a bassa intensità. E poi a centropagina la foto di Emma Bonino silente davanti al cadavere di Marco Pannella, l'ultimo messaggio al Papa del leader radicale con scritto "Ti voglio bene". Questa lettera è stata ripresa un po' da tutti i quotidiani nazionali, migliaia alla Camera Ardente ieri a Montecitorio, oggi funerari in piazza Navona. E poi nel taglio alto andiamo a vedere questa notizia curiosa, intervista lo scrittore Camilleri al 100° libro Odio e amo Montalbano. Ovviamente Camilleri è famosissimo per il suo commissario, reso ancora più celebre dalla fiction televisiva. Adesso chiudiamo la cronaca nazionale per aprire lo spazio dedicato allo sport con i principali quotidiani italiani sportivi, la Gazzetta dello Sport. Questa è la prima, ovviamente questa sera si gioca la finale di Coppa Italia e dunque ampio spazio a Milan-Juve. Quanto vale questa Coppa? Brocchi cerca l'impresa per salvare la stagione ed andare in Europa, Allegri vuole mettere a segno la tripletta dopo la Supercoppa e lo scudetto. Andiamo nel taglio alto, il nuoto europei d'oro, giornata ieri trionfale per l'Italia, Gregorio Magno e gigante Dotto, azzurri che stile. E poi giro, resa dei conti, graffio di Nibali a Valverde, oggi ci saranno le Dolomiti. Il Corriere dello Sport, Allegri guarda chi c'è, sempre restando la finale di Coppa Italia Milan-Juve questa sera alle 20:45, il tecnico vuole la seconda doppietta di fila col campionato per fare la storia, sfida l'ex squadra che dopo lui ha avuto 4 allenatori e che si gioca l'Europa. Poi per quanto riguarda l'Inter, sotto la testata nel taglio alto, blitz di Toir per chiudere, Inter in Cina, ecco i soldi, tutti i dirigenti impegnati col presidente, gruppo Suning in prima fila per investire. Di spalla l'annuncio, Hamsik, Napoli, resto qui a vita, sto benissimo, ho oltre 2 anni e voglio chiudere con gli azzurri. E poi accordo fatto, Mazzarri riparte dalla Premier e va al Watford. E poi la Serie B, tutti i verdetti, il Cagliari primo, Cosmi arriva terzo, il Pescara finisce quarto, il Livorno retrocede con il pareggio contro la Virtus Lanciano 2-2, Virtus che accede ai play-out. Andiamo su Tutto Sport, tanta voglia di lei, ovviamente si parla sempre della finale di Coppa Italia, Milan-Juve vale più di una coppa, i rossoneri puntano sui gol di Bacca per salvare la stagione e rientrare in Europa, i bianconeri si affidano al genio di Dybala per centrare lo storico bis della doppietta campionato Coppa Italia. E poi Greg, Gabri e Luca, 3 re per quanto riguarda gli europei di nuoto, Paltrinieri e Detti sbancano gli 800, Dotto i 100 metri, nuoto medaglie a raffica. E andiamo di spalla, Toro, Mihajlovic può già costruire il futuro, tutti i segreti del prossimo tecnico Granata, liberato ieri dal Milan, che fa un bel regalo di compleanno a Cairo. Questo per quanto riguarda lo sport italiano. Adesso apriamo la pagina invece dedicata al meteo con il collegamento consueto con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Che tempo farà nel weekend a te? Avremo sicuramente un tempo migliore, Alfredo, rispetto a quello che si è verificato fino alla giornata di ieri, perché la perturbazione che ci ha interessato nei giorni scorsi tende ulteriormente a spostarsi verso la Grecia e quindi ciò favorirà un lento e ulteriore miglioramento del tempo sulla nostra regione. Quindi oggi splenderà il sole un po' su tutto il territorio regionale, anche se al mattino saranno possibili ancora degli addensamenti, nuvolamenti sulla Marsica, diciamo nell'Aquilano, ma in particolar modo nell'Alto Sangro, in graduale attenuazione, nuvolamenti in graduale attenuazione entro la serata. Tuttavia nel pomeriggio qualche nuvolamento potrebbe tornare a formarsi soprattutto sulle zone montuose, in particolar modo sulle zone montuose, in particolar modo nel corso del pomeriggio, ma entro sera comunque la situazione migliorerà ulteriormente. La giornata di domenica invece trascorrerà
all'insegna di un tempo ancora cioè, migliore rispetto a quello che avremo nelle prossime ore, con temperature in ulteriore aumento, perché si rafforzerà un promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con temperature in ulteriore aumento. Si atteneranno anche i venti che nelle prossime ore continueranno a soffiare invece soprattutto sul versante orientale e sulle zone montuose, venti settentrionali che pian piano tenderanno gradualmente comunque ad attenuarsi, ma sarà se tutto sommato il weekend sarà con un tempo decisamente migliore. Nelle giornate di lunedì e martedì torneranno le perturbazioni atlantiche, in particolare una perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, sfiorando anche la nostra regione. Questo favorirà, soprattutto tra lunedì e martedì, un nuovo aumento dell'instabilità che potrà dar luogo non solo ad annuvolamenti, ma anche a occasionali temporali e temperature in nuova diminuzione. Dopo questa fase di instabilità prevista tra lunedì e martedì, invece, assisteremo a un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla giornata di mercoledì, perché torna l'anticiclone africano. L'anticiclone africano che con tutta probabilità ci terrà compagnia per gran parte della settimana, anche se ovviamente quando arriva l'anticiclone africano porta con sé non solo un aumento delle temperature, ma anche un aumento della copertura nuvolosa di matrice alta e stratificata mista a sabbia africana in sospensione. Insomma, quando viene l'alta pressione africana spesso non c'è il bel tempo, comunque, o il cielo limpido. Purtroppo avremo anche, con tutta probabilità, della nuvolosità diffusa, alta e stratificata, con la sabbia africana in sospensione, ma le temperature andranno ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto tra mercoledì e venerdì. Alfredo. Sì, grazie Giovanni, grazie per essere stato con noi anche questa mattina. Prima di salutarci ricordiamo i tuoi riferimenti, la pagina internet di abruzzometeo.org, la vedete in questo istante, messa in onda dalla regia di Gianni D'Areo. Andiamo a vedere anche i riferimenti Facebook, questa è la pagina di Abruzzo Meteo su Facebook e poi sempre sul social network la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora a te Giovanni per essere stato con noi, ti auguro ovviamente un buon lavoro e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Allora, prima di chiudere questa prima parte di Mattino 6, andiamo a vedere cosa ricorda oggi la Chiesa che celebra i santi martiri messicani. La figura di Don Cristobal viene commemorata assieme a quella dei suoi 24 compagni martiri messicani uccisi nel clima di persecuzione contro la Chiesa che ha tormentato la storia messicana all'inizio del XX secolo. Prima di essere fucilato di fronte al plotone di esecuzione trovò la forza di confortare i suoi compagni, offrì il sangue per la riappacificazione e l'unione del Messico. Cristoforo e i suoi 25 compagni di martirio sono stati beatificati da Papa Giovanni Paolo II il 22 novembre del 1992 e dallo stesso pontefice sono stati canonizzati il 21 maggio del 2000. Ci fermiamo qui per quanto riguarda Mattino 6, diamo spazio al break pubblicitario. Nella seconda parte torneremo sulle notizie dalla nostra regione con ampio spazio all'ultimo turno di Serie B con i verdetti che riguardano il Pescara che è finito quarto e il Lanciano che ha conquistato i play-out con il 2-2 a Livorno. Allora, break pubblicitario e poi torniamo insieme. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Allora, torniamo sui quotidiani regionali. Ripartiamo dal Messaggero per vedere l'ultimo viaggio con le chiavi di Teramo di Marco Pannella che ha voluto con sé in ospedale il simbolo della sua città. Possiamo vedere anche delle immagini che sono arrivate da Roma con l'arrivo della bara di Marco Pannella a Montecitorio per la camera ardente che è stata allestita ieri pomeriggio, camera ardente nella quale è arrivata anche una delegazione del comune di Teramo con il gonfalone. Domani mattina ci sarà la celebrazione nella sala consiliare del municipio teramano con la musica gitana di Santino Spinelli insieme all'omaggio dei suoi concittadini poi
a Piazza Orsini, Brucchi da Roma annuncia una via o un monumento in sua memoria e dice faremo qualcosa di importante. Notizia che ritroviamo anche sulla pagina Abruzzo della città, Il Mondo a Montecitorio per l'addio a Pannella. Ovviamente vedete alcuni momenti della Camera Ardente con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi un saluto della delegazione tibetana del Dalai Lama e poi l'arrivo del Presidente Renzi assieme alla Presidente della Camera Boldrini per quanto riguarda l'addio al leader radicale. Oggi ci saranno i funerali in Piazza Navona, funerali ovviamente laici. Andiamo, anzi, adesso passiamo al quotidiano Il Centro, cambiamo decisamente argomento. Sulla pagina Abruzzo si parla di sanità, priorità e contromisure, spesa farmaceutica al top, scatta il piano dei risparmi, sfondato il tetto dei 450 milioni, dato complessivo mai così alto, fra i rimedi c'è anche l'acquisto diretto dei medicinali da parte dei ricoverati. La fine del commissariamento, c'è un altro passo da fare dal punto di vista sostanziale, nei fatti già viaggiamo per i fatti nostri, dal punto di vista formale e procedurale mancano pochi passaggi perché l'Abruzzo sia definitivamente fuori dal commissariamento della sanità e quanto detto dall'assessore Silvio Paolucci. E poi novità anche sul sito della Regione, sempre nel campo sanitario, informazioni online in un unico portale web, ieri presentato il portale Sanità Abruzzo. Vediamo il servizio. Verificare e monitorare le liste d'attesa di ogni singola ASL, localizzare le strutture sanitarie presenti sul territorio e le loro funzioni, accedere alla sezione dedicata alla prevenzione oppure a quella della medicina veterinaria. Queste sono solo alcune delle possibilità offerte dal nuovo portale Abruzzo Sanità, accessibile all'indirizzo internet sanità.regione.abruzzo.it. Il direttore del Dipartimento Salute e Welfare, Angelo Muraglia, sottolinea come il nuovo portale possa rendere meno confuse le informazioni sanitarie per il cittadino. E abbiamo voluto fortemente omogeneizzare un po' le informazioni sulla sanità perché ogni ASL ha un suo sito web, ma non erano praticamente omogenei. Noi, con l'aiuto sempre delle ASL, abbiamo formato un sito web abbastanza omogeneo e che naturalmente sempre in progress, come è la sanità che è in progress, perché la sanità, insomma, è una scienza. Chi opera in sanità praticamente sono uomini di scienza, i progressi, le innovazioni ci sono sempre, quindi dobbiamo cercare anche di stare al passo con i tempi e di dare delle informazioni innovative e corrette ai cittadini abruzzesi. Si tratta del primo step del progetto, ha detto in conferenza stampa l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. A breve saranno sviluppate anche tutte le tematiche che riguardano il sociale e nei prossimi giorni saranno attivati i profili social di Abruzzo Sanità. È un work in progress, ci aspettiamo che questo canale informativo possa crescere molto, non soltanto con gli strumenti e i canali social piuttosto che quelli online, ma che soprattutto ci sia una interattività che da parte del cittadino e dell'utente che faccia crescere anche la quantità e la qualità delle informazioni che noi dovremmo erogare e che i cittadini fanno bene a richiedere. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo sulla cronaca giudiziaria. Omicidio Pavone, pena ridotta a Gagliardi, esclusa la premeditazione per l'impiegato delle poste, condannato a 19 anni in appello per l'omicidio dell'ingegnere di Montesilvano, confermato colpevole. Gagliardi è stato ritenuto colpevole, come detto, anche in secondo grado, dopo il primo grado di giudizio celebrato con il rito abbreviato. L'imputato era in aula e assistito alla lettura del dispositivo da parte della Corte d'Assise d'Appello. Allora andiamo a vedere insieme anche questo servizio. Non è stato un omicidio premeditato, per questo motivo la Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila ha ridotto a 19 anni la condanna di primo grado a 30 anni di reclusione inflitta a Vincenzo Gagliardi dal giudice di Pescara.
Anche per i giudici dell'appello è stato l'impiegato delle Poste a sparare e ad uccidere Carlo Pavone, ingegnere 49enne di Montesilvano, raggiunto da un colpo di pistola la sera del 30 ottobre del 2013 mentre stava gettando la spazzatura nel cassonetto sotto casa e morto dopo un anno di coma. La Corte, presieduta dal giudice Luigi Antonio Catelli, ha maturato la decisione dopo circa 4 ore di Camera di Consiglio e alla lettura della sentenza Gagliardi, presente in aula, non ha esternato alcuna emozione. All'ultimo atto del processo d'appello erano presenti anche i familiari della vittima, la sorella Adele Pavone, il fratello Rocco e la madre Concettina Toro, tutti costituitisi parte civile. I giudici aquilani per loro hanno confermato le provvisionali di 150.000 euro a testa e di 200.000 euro per i due figli della vittima. Non è stata accolta dunque la richiesta del procuratore generale Romolo Como, che nel corso di una precedente udienza aveva chiesto la conferma della condanna emessa dal GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco, ovvero l'ergastolo ridotto a 30 anni di carcere per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Le motivazioni che hanno portato alla decisione dei giudici aquilani si conosceranno soltanto il 14 di agosto. Ed ora l'economia regionale sulla città popolare di Bari vuole anche Carichieti. Il presidente Jacobini ufficializza il progetto che potrebbe portare ad un'unica banca regionale abruzzese lo scacchiere continuità e nessuna sovrapposizione tra gli sportelli di Terca, Scaripe e Nuova Carichieti. La chiave dell'operazione è il matrimonio. Marco Jacobini ieri al Corriere. Terca, Scaripe e Carichieti si sposerebbero bene. Dunque ci sono grandi movimenti dopo il salvataggio da parte del governo di Carichieti, grandi movimenti all'interno dell'economia regionale. Poi la cronaca, raid notturno, vandali devastano la casa del mutilato a Teramo. Andiamo avanti con la nostra rassegna e passiamo alla pagina di Pescara sul quotidiano Il Centro, il reportage che arriva da Porta Nuova, stazione Terra di Nessuno tra pericoli e degrado, passeggeri che scendono dai treni attraversano i binari in assenza di controlli, ogni giorno centinaia di viaggiatori in slalom tra cavi scoperti e sporcizia. Andiamo avanti, da Alfonso conferma, il sottopasso ospiterà il mercatino, il presidente visita i senegalesi che protestano per lo sfratto di qualche giorno fa dalla loro postazione nella zona della stazione centrale, state tranquilli, dice l'Alfonso, la soluzione è pronta, ma il presidio resta. E poi Confcommercio, vengono a lavorare nei mercati rionali, siamo contro ogni forma di discriminazione ma al tempo stesso pretendiamo che tutti osservino il rispetto delle regole, quanto afferma l'Associazione Provinciale degli Ambulanti FIVA Confcommercio. Poi i pescaresi sullo sfratto, bisognava dargli prima un'alternativa, questa l'opinione dei pescaresi ascoltati dal quotidiano Il Centro. Siamo al Tribunale di Pescara, dalla Regione in arrivo nuovi impiegati, siglato l'accordo per sanare in parte la carenza organica a Palazzo di Giustizia, entro giugno il trasferimento temporaneo del personale, ipotesi da 7 a 10 unità. E poi l'incontro Movimento 5 Stelle al prefetto e allarme sicurezza in città. Ieri appunto c'è stato un tavolo chiesto e ottenuto dal Movimento 5 Stelle con il prefetto di Pescara Francesco Provolo per discutere della questione sicurezza a Pescara. Poi in via Vespucci rubano soldi e merendine nei distributori del liceo. Andiamo avanti, il corso perde Polizzi, il negozio che servì anche Bartali e Senna, attività storiche che chiudono a Pescara. E poi stadio aperto ai bambini, torna lo sport, non va in vacanza ancora, la maratona del San Orione domani ferma a mezza città, ci saranno più di 400 atleti per questa maratona. E poi i luoghi più insicuri oggi sono le scuole, l'accusa dell'ex procuratore Guariniello. C'è un report sulle nozze, insomma arriva il periodo della bella stagione e ovviamente si celebrano in questo periodo le nozze tra gli sposi e il mese delle nozze, ogni giorno si celebra un matrimonio. I dati del comune, unioni in crescita rispetto all'anno scorso, Don Cristiano, ma ci si sposa in età matura per essere sicuri.
Ancora avanti con la pagina di Pescara, la città festeggia i parchi con mostre e concerti, martedì iniziative in 16 aree verdi, poi maggio e domani lo Spring Day, Piazza Salotto per due giorni diventa un villaggio sportivo, ancora oggi musei aperti fino a mezzanotte, visite guidate e convegni non solo a Pescara, un po' in tutta la regione, poi Pala Rigopiano, via alla finale di calcio a 5 degli ipovedenti. La pagina di Montesilvano, ritroviamo la sentenza per quanto riguarda il processo a Vincenzo Gagliardi per l'omicidio di Giancarlo Pavone, sconto di 11 anni al killer. E poi ancora su questa pagina, il via ai lavori per la chiesa del cimitero, ferme dal 2013, ripartono le opere finanziate con un mutuo di 150.000 euro, presto 360 nuovi loculi. Sempre nella pagina di Montesilvano, ma anche dell'area metropolitana, le forze dell'ordine protagoniste di Riviera in festa. Viale Moro chiuso al traffico, domani nuovo appuntamento con stand informativi e simulazioni di interventi di soccorso. Andiamo avanti. Bow Beach, cani in spiaggia con i lettini refrigerati a Francavilla dopo l'estate inquinata 2015. Il lido Sabbiadoro punta sui clienti accompagnati dai loro amici animali, addestratori, dog sitter e giochi. Questa l'offerta per attrarre ovviamente la clientela e i turisti. Poi a San Giovanni Teatino, al voto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Cutrupi, puntiamo su ecologia, servizi e aiuti ai disoccupati. La pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, vogliono far saltare l'accordo con la Filippi, Bussi alla vigilia della firma per avviare la reindustrializzazione del sito, il sindaco Lagatta denuncia una lettera di Mazzocca inviata al Ministero per quanto riguarda le problematiche di inquinamento a Bussi. Poi taglio del nastro e subito crepe e rattoppi, lesioni sulla variante est di Penne realizzata con 5 milioni di euro e 17 anni, in 17 anni è inaugurata soltanto ad ottobre. Andiamo adesso sulla pagina di Chieti. La festa dei Big del Mattone ieri a Chieti, Lance ha festeggiato i 70 anni dalla sua nascita, per ora però niente fusione, Marucino Gremito, Ricci, unione con Pescara rispettando la territorialità e il governatore D'Alfonso annuncia la City non si ferma, sarà completata. Andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. 70 anni di ANCE a tutela degli interessi degli imprenditori edili. Si può raccontare un mondo, o meglio, si può raccontare un territorio e la sua popolazione, guardando come in un viaggio diacronico l'Italia abbia affrontato distruzione e gli imprenditori abbiano ricostruito un'identità, ogni volta diversa, ogni volta accompagnata da sfide ed ostacoli. L'edilizia è cambiata, sono cambiate le norme, è cambiato il modo di costruire, è cambiato il paese, sono cambiate tante cose. Le difficoltà però c'erano, di un certo tipo allora, di altro tipo oggi, tutti insieme come allora sapremo superarle. È l'edilizia il vero termometro del benessere di una società, da lì che inizia la rinascita economica di un intero tessuto fatto di lavoro e sviluppo. Ma ad ostacolare una difficile ripresa oggi c'è anche la burocrazia che si fa muro in un labirinto inestricabile di diktat spesso in contraddizione tra loro. Non si può pensare che un paese cresca senza che l'edilizia cresca, cioè si è fatta molta retorica sulla crescita di un paese e detto deve crescere, deve crescere, deve crescere e poi invece si mettono i lacci al motore portante di una crescita di un paese. L'Italia deve crescere attraverso la meccanica e l'edilizia, sono due cose fondamentali. La storia degli imprenditori a Chieti viene rappresentata da un docufilm firmato dal regista teatino Luciano Dorisio, Leone d'Oro a Venezia nel 1982, che raccoglie i ricordi e le testimonianze dei padri fondatori dell'edilizia, uniti da un fil rouge che racconta coraggio e sacrificio di chi si è fatto con le proprie forze per sfuggire dalla povertà. Ricordo la mia infanzia primi anni 50, qui San Salvo era un paese povero e probabilmente io ero tra i più poveri, per cui avevamo tutti una gran voglia da uscire, di uscire da questa povertà che non era bellissima. Andiamo avanti, passiamo alle notizie dal Teramano. Lutto cittadino, slitta anche il tavolo politico, domani alle 18 l'incontro che dovrebbe rompere lo stallo, ma l'equilibrio per Brucchi è ancora tutto da trovare. I nodi della crisi di governo a Teramo, il nuovo programma annunciato dal sindaco in un documento nei giorni scorsi, non c'è ancora attesa per l'azzeramento della giunta. Andiamo avanti, rimborsi ZS Caporale, di nuovo a giudizio l'ex direttore accusato di peculato sui biglietti aerei usati nei viaggi all'estero per conto
dell'OIE. E poi Antinori in carcere, dopo le interviste alla Finestra, il caso violato l'ordine del giudice ai domiciliari. Andiamo adesso sulla pagina della provincia. I sindaci insistono, il CIRSU in Cassazione, Giuliano Varoseto, Mosciano e Morrodoro vanno avanti nella linea contro il dichiarato fallimento del consorzio CIRSU. Rapidamente andiamo sì a Tortoreto, il sindaco si sfoga per il commissariamento, la Ricchi si autoassolve, stigmatizza i dissidenti e le opposizioni, poi saluta i tortoretani in lacrime. La conferenza stampa dell'ex primo cittadino al Sayonara legge un comunicato stampa, poi si alza e se ne va. I nodi non sciolti, ancora una volta pubblicamente non c'è stata spiegazione alcuna dei motivi della spaccatura con i dissidenti. Truffa alla ASL, sequestro sui conti del primario bloccati, 73.000 euro al cardiologo Vito Ciampini indagato per gli interventi privati eseguiti in ospedale. Il vicino di casa è il medico denunciato da un albanese che doveva far operare il padre per un bypass coronarico. E poi a Mosciano, famiglia rom sgomberata dall'appartamento confiscato, ieri il blitz interforze per liberare l'immobile. Andiamo adesso sulla pagina aquilana del Messaggero per vedere quest'altra notizia ufficiale. Dal governo arrivano 16 milioni per risolvere il nodo del bilancio al comune dell'Aquila e questa è la cifra assegnata per chiudere, come detto, il bilancio di previsione quale compensazione per il post sisma. Il sindaco si accontenta, bisognerà tirare la cinghia, ma forse sarà possibile evitare l'aumento del 30% della Tari. E poi i cantieri bloccati nel centro storico in attesa dei nuovi fondi del CIPE, non tutti gli enti preposti avrebbero le documentazioni in regola per i finanziamenti, e in prefettura c'è la protesta dei dipendenti per raggiungere la nuova sede trasporti e parcheggi sono inesistenti dall'amministrazione, decisioni vessatorie. Andiamo anche avanti sulla pagina dell'Aquila, variante sud al bivio, trattative serrate per blindare il tracciato. Onne e San Gregorio bocciano il raddoppio della statale 17, Cialente, l'opera si fa, i sindaci dicano subito cosa vogliono. Nella pagina di Avezzano Sulmona, Casini sono la persona giusta per il rilancio per quanto riguarda le elezioni e poi CAM 4 anni al dipendente Pusher. Apriamo la pagina dello sport adesso, ovviamente oggi ampio spazio alla Serie B, ieri si è giocato l'ultimo turno di campionato, tutto in contemporanea, ovviamente noi prestiamo particolare attenzione alle squadre abruzzesi. Partiamo dal Pescara, ieri all'Adriatico 1-1 con il Latina, un mezzo sorriso scrive il centro, il solito lapagol non basta, il Pescara chiude al quarto posto pari con Latina nella semifinale playoff, troverà la vincente tra Bari e Novara, partita che si giocherà domenica perché il Pescara entra al secondo turno essendosi qualificata per quarta. E vediamo proprio lo specchietto che riguarda playoff e playout. Il playoff, come detto, vedrà Cesena e Spezia martedì 24 maggio alle ore 20:30 che andranno a incontrare il Trapani in semifinale, poi Bari-Novara mercoledì 25 maggio sempre alle 20:30 che la cui vincente incontrerà il Pescara in semifinale e poi si arriverà alla finale e vedremo se il Pescara riuscirà nell'impresa di conquistare la Serie A. Per quanto riguarda il playout, Virtus Lanciano con la gara d'andata contro la Salernitana il 4 di giugno alle ore 20:30 e poi il ritorno mercoledì 8 giugno alle 20:30. Passo indietro, andiamo a vedere la partita di ieri tra Pescara e Latina nel servizio di Paolo Renzetti. Il Pescara chiude la stagione al quarto posto, il pareggio casalingo con il Latina non è bastato per acciuffare la terza piazza a causa della concomitante vittoria del Trapani al San Nicola di Bari. Il Delfino non è riuscito ad esprimersi come nelle precedenti gare, giocando un buon primo tempo ma una ripresa con qualche affanno di troppo al cospetto di un avversario molto pericoloso. Per gli ultimi 90 minuti del campionato sugli spalti dell'Adriatico si presentano in oltre 11.127 supporters ospiti nella sua. In campo il Pescara proposto da Oddo vede le novità del primo minuto con Campagnaro, Crescenzi, Bruno e Pasquato. All'ultimo momento da forfè anche Zampano per influenza, sostituito da Mazzotta.
Nel Latina di Carmine Gautieri non ci sono Mariga ed Acosti. L'avvio di gara vede un Latino volitivo, anche se al decimo è Caprari dei 25 metri a chiamare Ucani al salvataggio in calcio d'angolo. Con il passare dei minuti sale la pressione bianca-azzurra con al 19esimo un brivido per Ucani su un tiro violentissimo ancora di Caprari che dalla distanza sfiora il palo alla sinistra dell'estremo ospite. I biancazzurri hanno difficoltà ad entrare in area pontina e così alla 24esima ancora Gianluca Caprari a provarci dalla distanza alzando sopra la traversa. Al 25esimo si vede la Padula che di testa da buona posizione mette sull'esterno della rete. Da Barre arriva qualche istante dopo la notizia del gol del Trapani. Il finale di primo tempo al 40esimo vede un'altra parata di Ucani sempre su Caprari e poi sul capovolgimento di fronte il miracolo di Fiorillo su Scaglia. Ma in agguato c'è sempre lui, Gianluca Lapadula, che su cross di Caprari fa 27 mettendo di piatto alle spalle dell'incolpevole portiere del Latina. Nella ripresa si ricomincia al sesto con la traversa di Bruscagin su tiro cross dalla sinistra e con Fiorillo che tocca però con la punta delle dita il pallone che termina in calcio d'angolo. Al secondo tentativo gli ospiti trovano il pareggio al 12esimo con Paponi che fa passare il pallone in area per Dumitru che mette in rete. Proteste del Pescara poco dopo quando Mazzotta viene atterrato in area da Bruscagin con Baracani di Firenze che va invece ad ammonire il giocatore pescarese per simulazione. Le immagini dimostrano che il fallo è netto, ma la squadra di Carmine Gautieri si rende pericolosa anche al 14esimo quando Scaglia con un tiro a girare colpisce in pieno la traversa con Fiorillo battuto. Il Pescara dopo aver accusato il colpo riprende a macinare gioco ma lo fa in maniera arrembante e confusa rischiando così al 28esimo quando un miracolo ancora di Vincenzo Fiorillo evita il raddoppio di Dumitru. Con Cappelluzzo e Mitrizza in campo al posto di Bruno e Caprari il tecnico pescarese tenta il tutto per tutto e al 36esimo è proprio Mitrizza a chiamare alla respinta difettosa il portiere del Latina e poi in zona Cesarini tante interruzioni di gioco, solo nervosismo e al 97esimo la festa nerazzurra per la salvezza diretta per il Pescara. La Serie A e non è una novità, passerà dunque dai playoff. Eh sì, passerà dai playoff nella scalata alla Serie A. Sebastiani, il presidente del Pescara, dice avremmo firmato per il quarto posto e poi ho un sogno vedere Cocco in gol nei playoff. Ieri niente record di spettatori, in tribuna c'erano da Vivarini a Razzi e poi anche una TV peruviana per seguire Gianluca Lapadula. Aspettando i playoff, Bruno preferenze, io vorrei il Novara, il centrocampista in campionato non l'abbiamo mai battuto. Andiamo a vedere anche le reazioni di Massimo Oddo, dice sono arrabbiato, secondo tempo disastroso, ascoltiamolo. Non siamo stati squadra. Tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento l'abbiamo fatto sempre da squadra, non c'è la Padula, non c'è Caprari, Verrem e Muciai se non c'è dietro una squadra. Oggi abbiamo fatto il primo tempo da Pescara benissimo, potevamo fare più gol, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che si è chiusa dal primo minuto e noi abbiamo trovato i varchi come solito sappiamo fare. E da squadra e poi nel secondo tempo ognuno giocava per conto suo, ognuno voleva risolvere la partita e se giochiamo così non andiamo da nessuna parte. Nella ripresa è uscito fuori anche il Latina, favorito anche, lo diciamo noi perché Oddo non ama parlare degli arbitraggi, da una direzione di gara che qualche perplessità l'ha lasciata, aggiungiamo sempre noi che dalle immagini televisive il fallo in area di rigore su Mazzotta era calcio di rigore. Il Latina l'abbiamo fatto uscire noi, perché se avessimo continuato a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo non sarebbe mai uscita, credo. E per quanto riguarda il rigore non è una motivazione per la quale noi non abbiamo vinto, non abbiamo vinto per i motivi che ho detto prima e non per il rigore non dato. Sono arrabbiatissimo perché non è successo poche volte quest'anno, ma oggi in una partita così importante non doveva succedere. Io non so tenermi dentro le cose, sono stato molto duro anche con i ragazzi perché devono, per il loro bene, per il nostro bene, perché devono capire che tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto da squadra, da gruppo.
Adesso andiamo alla partita della Virtus Lanciano, davvero un finale di stagione rovente per i frentani. Pare a Livorno, il Lanciano va ai play-out con una grande rimonta, era sotto 2-0, la partita è finita 2-2, sarà sfida con la Salernitana nel play-out, mentre tutto quello che gli ruota attorno alla Virtus gira vorticosamente con gli esposti in procura del sindaco Mario Pupillo, che vedete nella fotografia, e poi il caso dei deferimenti della Virtus che arriverà anche in Parlamento con una interrogazione proposta dalla senatrice Stefania Pezzopane. Ma Ragliulo dice pareggio conquistato con il cuore. Allora andiamolo a vedere questo pareggio nel servizio di Alessio Giancristoforo. Per come si era messo, sembrava un naufragio annunciato, con un destino già scritto per la squadra di Primo Maragliulo, ma i 10 minuti finali sono quelli più importanti, che ai frentani allungano la vita, ergo la serie cadetta contro la Salernitana saranno play-out. Succede di tutto di più fuori dal campo, con procure della Repubblica e interrogazioni parlamentari protagoniste, ma al picco di Livorno è 2-2 al triplice fischio finale di Nasca di Bari. Per l'ultimo atto Maragliulo sceglie l'artiglieria, tattica pesante, ecco Bacinovic a metà campo con Rocca e l'imprescindibile Vastola, in avanti Ferrari con Marilungo e Di Francesco a supporto. Quarto minuto, girata in area con Vantaggiato, ma non va. Settimo minuto, prolungamento di Vantaggiato per la volée. Sedicesimo, sassata di Bacinovic, l'estremo difensore di casa si rifugia in corner. Venticinquesimo e arriva il vantaggio labronico. Aramu porta in vantaggio il Livorno con una sassata di sinistro dal limite dell'area. In questa circostanza però la retroguardia rossonera avrebbe potuto fare di più. 33esimo, girata di Ferrari di poco al lato. 45esimo, proprio al photo finish della prima frazione di gioco, i padroni di casa mettono una parola definitiva sulla gara, almeno ci provano. Infatti l'incursione del Livorno è fermata da Amenta, costretto al fallo, conseguente punizione di Aramu che tira una sassata imparabile per cranio e il Livorno si porta in doppio vantaggio. 45 minuti i primi, il Lanciano fa tanto possesso ma pecca di determinazione e soprattutto di incisività negli ultimi 16 metri. Seconda frazione di gioco, secondo minuto, cross di Luci, colpo di testa di Valugi, cranio senza problemi. Quinto minuto, corner per il Lanciano di Bacinovic, colpo di testa di Marilungo, para Ricci. Sedicesimo, ancora pericoloso il Livorno, Vahugi, palla per Vantaggiato che lascia partire una rasoiata dal limite dell'area e sfiora il tris. Maragliulo butta nella mischia Turchi e Giandonato. Ventitreesimo, si riaprono le speranze rossonere, Marilungo lancia Ferrari, esce Ricci che in realtà non tocca in modo clamoroso il numero 14 del Lanciano, ma Nasca lo punisce con il rosso e concede la massima punizione. Dagli 11 metri Ferrari riapre le speranze. 38esimo, il Lanciano ci crede, il Lanciano insiste, il Lanciano trova il pari. Punizione di Giandonato, Pinsoglio sbaglia clamorosamente la presa, palla a Turchi che spedisce in gol senza problemi. Qualche minuto dopo è ancora il Lanciano vicino al tris, ma Pinsoglio questa volta si riscatta e salva la sua squadra. Finale incandescente e pesante soprattutto per la Virtus, doppio giallo per Giandonato e rosso diretto per Di Francesco. Nel frattempo un paio di prodigi di cranio che tengono in vita il Lanciano. I verdetti: Livorno retrocesso, Lanciano ai play-out contro la Salernitana, play-out che ad Oras nessuno potrà negare ai frentani, anche se dovessero arrivare altri due punti di penalizzazione. E già è proprio così, perché in vantaggio per la classifica avulsa il Lanciano. Lega Pro, l'andata dei play-out, l'Aquila c'è da battere il Rimini per trovare la salvezza. Oggi alle 16 al Fattori, primo round contro l'ex Acori. Perrone senza 5 titolari, si prevedono 2000 tifosi. E poi per il Teramo lunedì o martedì l'incontro tra Pea e il presidente Campitelli. Noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa, Mattino 6 tornerà lunedì alle ore 7, invece la nostra informazione oggi alle ore 14, alle 19 e poi in terza edizione alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.